Come costruire infissi in PVC? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Come costruire un infisso in PVC? Do per scontato che non sei un costruttore, perché altrimenti non sapresti come costruirlo. E per rispondere a questa domanda, io costruirei un infisso in PVC e, facendo un profilo abbastanza robusto, nel senso lascerei il ferro all'interno, non mi affiderei solamente all'incollaggio strutturale del vetro, farei un infisso con una ferramenta che mi giri su tutto il perimetro dell'anta, cioè in modo da fare combaciare anto e telaio, in modo da allontanare il pericolo di fessurazione per incurvamento. Farei dei nottolini a fungo che sono più resistenti, vanno ad agganciarsi meglio nella ferramenta di chiusura. Farei un vetro di sicurezza interno e esterno e starei molto attento alle dimensioni, quindi non costruirei un infisso in PVC alto 2,5 metri, 3 metri, e se potessi costruirei un infisso in PVC di colore chiaro, quindi un colore bianco, colore crema. Non costruirei un infisso in PVC in colore nero, almeno dalla parte esterna, perché il colore nero farebbe surriscaldare troppo la finestra, che col tempo si incurverebbe e darebbe tanti problemi di infiltrazione, di passaggio di aria, di rumore, di termica. Quindi sarebbe una finestra costruita male. Se vuoi qualche consiglio su cosa stare attento quando scegli una finestra in PVC, se devi acquistare nuove finestre, puoi affidarti al servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Se vuoi saperne di più e prenotare la tua consulenza, vai su www.blogbisacchi.it. Ciao e al prossimo video!